per strada e come chiunque quando si viaggia in autostrada o in superstrada o nelle strade provinciali si guarda i contachilometri, la temperatura del motore, i giri del motore, la benzina e tante altre cose che riguardano il cruscotto. Adesso vi mostro un piccolo difetto che c'ha questa macchina qua, che non riesco proprio a risolvere. Giri che va su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. C'è un piccolo sensore che è attaccato all'alternatore, è un piccolo capicorda. Che quello quando si allenta o smette di funzionare o fa questo lavoro qua. Sicuramente, perché io l'ho toccato più volte smontando certe parti in coincidenza con l'alternatore, deve essere che ho toccato il filo o si è allentato oppure si sta spezzando. È già un paio di volte che lo sistemo, sicuramente o è da cambiare il filo o è da stringere un pochettino il capicorda. È una cosa semplice. Questa è una mia piccola dritta per magari i neofiti che hanno comprato da poco un Discovery 300, in questo caso qua. Io sto parlando sempre del 300. Se per caso hanno questo tipo di problema, devono andare direttamente all'alternatore e guardare il capicorda. Spero che il video vi è piaciuto, è corto, però vi ho dato una piccola dritta per chi non lo sapeva, adesso lo sa. Per quelli che lo sapevano, non guardate questo video. Per quelli che lo sapevano, buon per loro. Ciao, alla prossima. Spero che vi sia piaciuto. Ciao.